Notizie dall'Ucraina, il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Cosa sta succedendo davvero in Ucraina e cosa sta accadendo nell'equilibrio globale del pianeta a causa della guerra? All'indomani della visita del premier Meloni a Kiev, dei discorsi di Vladimir Putin e di Joe Biden a quasi un anno dall'inizio della guerra, alla CNN fonti militari USA rivelano che la Russia ha condotto un test con un missile balistico, il Sarmat, chiamato anche Satan 2, proprio durante la visita del presidente USA in Ucraina. Test che però, secondo le fonti, non sarebbe riuscito. Il missile, che può essere caricato con diverse testate nucleari, era già stato testato in passato con successo. La minaccia di utilizzare armi nucleari ancora una volta viene lanciata dall'ex presidente russo Dmitry Medvedev. Se gli Stati Uniti vogliono sconfiggere la Russia, allora abbiamo il diritto di difenderci con qualsiasi arma, compreso il nucleare. La decisione di sospendere la partecipazione della Russia al nuovo trattato START è dettata dalla guerra dichiarata dagli Stati Uniti ed altri paesi della NATO al nostro paese. Intanto, mentre allerta aerea in tutto il paese, nuovi bombardamenti russi hanno colpito Kherson, l'intelligence di Berlino sostiene che la leadership moscovita non dà segnale di voler aprire ad una soluzione negoziale del conflitto, ma punta invece a concludere le ostilità sul campo di battaglia, ottenendo una posizione di vantaggio da cui poter dettare i termini di un eventuale futuro accordo, come del resto ribadito ieri dal presidente russo Putin. Faremo di tutto per la vittoria. La Russia ha progetti di armi che superano come caratteristiche quelle dell'Occidente. Ora dobbiamo iniziare la loro produzione in serie nelle nostre fabbriche. Nel frattempo il pontefice torna ancora una volta a chiedere durante l'udienza generale che si faccia tutto il possibile per fermare la guerra e avviare negoziati di pace, mentre l'UNICEF stima che a un anno dall'inizio dell'invasione 438 bambini sono stati uccisi e 854 feriti. 3,4 milioni di bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria nel paese, 1,5 milioni sono a rischio di depressione, ansia, disturbo da stress post-traumatico e altre patologie mentali. Più di 5 milioni hanno subito un'interruzione nella loro istruzione. Due bambini ucraini rifugiati su 3 non sono attualmente iscritti al sistema scolastico del paese ospitante, mentre oltre 1000 strutture sanitarie sono state danneggiate o distrutte, così come oltre 2300 scuole primarie e secondarie. E per ora è tutto. Approfondimenti e ultime notizie su adnkronos.com.